Va ora in onda Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri. Buon pomeriggio. Siamo oggi sulle rive della Senna, a Rouen, capitale storica della Normandia. Fu un importante centro gallico chiamato Roto Magus dai Romani. Ricco borgo mercantile, nel 1419 cadde nelle mani degli inglesi, contro i quali si scagliò Giovanna d'Arco. Ed è proprio da questa santa patrona della Francia che cominciamo il nostro racconto. Qui essa fu giustiziata nel 1431, bruciata sul rogo dopo un sommario processo. Jordi Savall le ha dedicato uno dei suoi celebri libri con CD, dal quale vi facciamo ascoltare la Ballade de la Pucelle. Ballade de la Pucelle, adattamento di L'Homme Armé, interpretata da Jordi Savall dalla Capella Reiale de Catalunya e da Hesperion XXI. Anche Giuseppe Verdi fu attratto dalla figura di Giovanna d'Arco e nel 1845 presentò alla Scala un'opera a lei dedicata, tratta dal dramma La Pucelle di Orléans di Friedrich Schiller.
La trama ovviamente inserisce l'inevitabile storia d'amore, ma mentre nel testo originario Giovanna si invaghisce di un nemico inglese, nel libretto di Temistocle Solera si innamora del re francese Carlo VII. La critica si divise sul valore artistico del melodramma, ma in esse vi sono arie molto belle.
Era S'apre il ciel, aria conclusiva di Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi. La grande Montserrat Caballé è accompagnata dalle voci di Cheryl Miles e Placido Domingo. James Levine ha diretto gli Ambrosian Singers e la London Symphony Orchestra. Anche i musicisti francesi hanno celebrato la Santa Nazionale. La composizione più celebre è la Jeanne d'Arc au Bûcher di Arturo Neger, oratorio drammatico che si concentra sulle ultime ore della condannata, sui suoi dubbi, su un'identità tormentata che di fronte al martirio ritrova le sue certezze. Una sequela di flashback in ordine casuale, i ricordi del processo, le battaglie, le campane dell'infanzia, il re vittorioso, riporta ogni volta alla condanna presente e al terrore di aver tradito senza sapere la causa affidatale. Ecco il passaggio in cui Giovanna declama «Juan, Juan, hai bruciato Giovanna d'Arco, ma io sono più forte di te e non mi avrai mica sempre». Tu as brûlé Jeanne d'Arc, mais je suis plus forte que toi, et tu ne m'auras mis toujours. Il y a l'espérance qui est la plus forte. André Honegger, Jeanne d'Arc au Bûcher, voce narrante Marion Cotillard, Marc Soustrot sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Barcellona. Ripercorriamo adesso la storia musicale di Rouen a partire dal 5-600. Dopo che gli inglesi furono cacciati dalla città, tornò alla corona di Francia e, malgrado le guerre di religione, essa assunse una posizione preminente nella storia della provincia francese e fu vivaio di grandi artisti. Uno di questi fu Jean Titluse, vissuto tra il 1563 e il 1633. Nel 1588 divenne organista della cattedrale di Rouen e si adoperò per il miglioramento dello strumento, considerato tra i migliori di Francia.
Abbiamo ascoltato il versetto numero 5 di Ad Cenam di Jean Titlous, all'organo Yves Préfontaine. Stretto collaboratore di Titlous fu per alcuni anni Henri Frémard, prete e maestro di cappella vissuto tra la fine del 500 e il 1651. Fu il maestro del coro dei ragazzi presso la cattedrale di Rouen e rinomato organista, al punto da proseguire la sua carriera a Notre-Dame di Parigi. Fu un autore ben conosciuto al suo tempo per la sua bravura tecnica, specie nella musica sacra, e per il suo nobile portamento, paragonato a quello di un imperatore. Lo studio della musica antica di Montreal, diretto da Christopher Jackson, ha interpretato il Sanctus dalla Missa ad Placidum di Henri Frémard. Nel 1684 nacque a Rouen uno dei più importanti clavicembalisti e organisti francesi del primo Settecento, François d'Agincourt. Dal 1706 fu titolare della cura degli organi della cattedrale Notre-Dame di Rouen e nel 1714 fu nominato come uno dei quattro organisti della Chapelle Royale.
Nel descrivere le sue pièce pour clavecin, disse che non aveva cambiato niente negli abbellimenti e nell'uso della tastiera, che Couperin aveva così ben disegnato e caratterizzato, e di cui tutti gli artisti si servivano naturalmente. Thank you.
Marche con La Sonica di François d'Agincourt, nell'esecuzione di Rinaldo Alessandrini al clavicembalo. Nel 700 a Rouen due artisti spiccarono fra gli altri. Uno fu Michel Corrette, nato a Rouen nel 1705. Organista, compositore e didatta, è ricordato anche per i metodi scritti per lo studio della tecnica di molti strumenti, fra cui quelli per violoncello e viola. Si dedicò inoltre con impegno all'organizzazione di eventi concertistici e all'insegnamento della musica. Fu un compositore prolifico, scrisse balletti, divertimenti e i celebri 25 concerto comique. Il terzo movimento di uno dei suoi concerto comique utilizza il motivo di una celebre canzone infantile, J'ai du bon tabac, attribuita all'abate di Attignan. Thank you.
di Michel Corrette era il concerto comique numero 7 in Do maggiore La Servante au bon tabac, nell'esecuzione dell'ensemble Arion diretto da Claire Guimond. Del 1715 era invece Jacques Dufly, clavicembalista che fu allievo di François d'Agincourt. Iniziò la carriera di organista presso la cattedrale di Évreux e poi in varie chiese di Rouen. In seguito si trasferì a Parigi e si dedicò al clavicembalo. Visse come artista indipendente, frequentando gli eleganti saloni parigini. Scrisse 4 libri per clavicembalo pubblicati tra il 1744 e il 1768. Questi pezzi, spesso virtuosi, tracciarono l'evoluzione finale della letteratura per clavicembalo prima che questo strumento venisse soppiantato dal fortepiano. Jacques Dufly, La Double Ombre, con Alessandre Tarot al pianoforte. Ad inizio 800 brillò invece la stella di François-Adrien Boieldieu, nato a Rouen nel 1775. Artista nato sotto l'Ancien Régime, si formò durante l'epoca del Terrore e divenne celebre durante il Consolato e l'Impero. Fu onorato dai Borboni e perse d'importanza con la Rivoluzione del luglio 1830.
Rimane ancora oggi il principale compositore francese d'opera del primo quarto del XIX secolo, grazie soprattutto a La Dame Blanche del 1825. Molto noto è pure anche il suo bel concerto d'arpa, cavallo di battaglia di tutti i virtuosi dello strumento. Il suo movimento conclusivo ci è qui offerto da una grande arpista francese, Lili Lasquin. Thank you.
Era il rondò allegro agitato, ultimo movimento del concerto per arpa in do maggiore opera 77 di François-Adrien Boieldieu. Solista Lili Lasken, orchestra da camera Jean-François Paillard, diretta da Jean-François Paillard. Rendiamo infine omaggio a due eccelsi interpreti nati a Rouen e testimoni della grande tradizione musicale della città. Del 1886 era Marcel Dupré, anche lui grande organista, compositore e didatta. Cresciuto in una famiglia di musicisti, fu bambino prodigio e venne visto al suo tempo come il Paganini dell'organo, essendo un grande virtuoso ed avendo contribuito allo sviluppo della tecnica dello strumento. Eccelse anche come improvvisatore. Era capace di prendere un dato tema e spontaneamente tessere un'intera sinfonia attorno ad esso, spesso con elaborati contrappunti, inclusa la fuga.
Marcel Dupré all'organo nella sua Resurrection, tratta da Symphonie Pasison, opera 23. In un altro campo, quello del canto lirico, brillò invece Camille Morin, nato a Rouen nel 1911. Aveva iniziato a cantare da bambino in città nella Maîtrise Saint-Évoud, per poi studiare al Conservatorio di Parigi. Era facilmente riconoscibile per la sua voce, tipica della gamma di Bariton Martin, a metà strada tra il baritono e il tenore. Celebre per l'interpretazione del ruolo di Pelléas, era considerato uno dei migliori esecutori delle melodie francesi, di cui ha lasciato molte registrazioni. Con Chanson Triste di Henri Duparc, eseguita da Camille Morin e dalla pianista Lily Bienvenue, chiudiamo la trasmissione di oggi. Salutiamo l'affascinante città di Rouen e ci dirigiamo senza indugio verso Toledo, antico gioiello della Castiglia spagnola. Ci ritroveremo il prossimo sabato 3 luglio alle 15:40. Un caro saluto a tutte e a tutti voi con l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, ideazione e testi di Claudio Martini, al microfono Laura Guarnieri.